Posso bere, maestro? Scusi, sei a casa tua. E poi... Scusa che non tu non eri pronto. No, questa la faccio venire. No, la devi tagliare questo pezzo, lo eh. Tagliare? Lo tagli. Lo tagli, lo taglio. No, dai. Non lo taglierà, sono sicura. E poi... E poi... E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà come bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore, tu non ridere. Se ti chiamo amore. E poi sarà come morire la notte che... Come impazzire in un vuoto che abbandona. E se ti chiamo amore, tu non ridere. Se ti chiamo amore. Solo chitarra e voce e tanta passione. Buon pomeriggio a tutti voi. Io in studio oggi ho un ospite d'eccezione, ma soprattutto la ringrazio perché ti sei fatto un momento. Quanti chilometri? Tanti. Ok. Possiamo racchiuderli in 10 ore, va bene? 10 ore, ok. In 10 ore. Quindi lei
dall'accento voi capirete, insomma, è del nord. No, una vera sicula, una siciliana doc. Ottimo. Sicula nel modo di cantare, nel modo di essere e di apparire, veramente io devo dire, per carità, non voglio fare discriminazioni, ma le donne mediterranee cantano e sono anche belle nel senso mediterraneo del termine, ho detto tutto senza fare paragoni. Detto questo, ma fammi capire, mo che pezzo sei venuto a fare a guitarra in bozze? Che vuoi fare? Io ho il piacere di cantare un pezzo di Giorgia. È onorata di essere accompagnata da te, naturalmente. E io sapevo che, se io lo sapevo che per dire, mi toccava quest'altro giro. Circa un mesetto fa è venuta una tua collega, bravissima anche lei, salutiamo Rossella Cavalieri, che mi ha fatto fare, come saprei, 2 chili di accordi, più l'olio, più il sale, insomma, una settimana senza mangiare sono stato. E adesso ne facciamo un altro. E che facciamo? Facciamo il poi. Oh, ammazza, che bello, ti ringrazio però. Grazie a te. Uno dei primi brani, devo dire, bellissimo, di Giorgia, dove la musica italiana era ancora bellissima, la melodia si sentiva per radio tanto. Dove stanno queste melodie per radio? Dove sono finite? Ma alcune ci sono ancora. Ci sono ancora. Forse arriveranno, forse magari. Arriveranno, insomma. Ok, allora, tu ti chiami Francesca. Sì, in arte Pascia. Pascia, mentre sì. Il cognome sei Ferrara. Un cognome, devi sapere, anche napoletano, sai, Ferrara ci sono anche qui a Frattamaggiore, nella mia cittadina ci sono diversi Ferrara. Beh, insomma, brevemente parlami di te, musicalmente quando nasci? Allora, circa 18 anni fa, sì, unita al mio marito, facciamo un duo, Pascia e Pote. Girate molto per giriamo locale, molto, sì. Bene, ma in tutto questo stiamo registrando. Vedi quella la pallina là, vedi la pallina che fa così, no, perché devi sapere che ogni tanto... Ma non mi avevi detto che registravi, Piero, eh. Vedi, poi... E poi... Io ti sembra tra le mie, cioè, però è bella questa cosa che facciamo un po' di... Ma le cose belle così, un po' di intervista, no? Un po' di intervista, poi vieni a cantare, ok, presentiamo anche l'artista, sono molto rallegrato perché tu hai una bellissima musicalità. Grazie. Quindi lei ha una musicalità, un timbro, una pasta che dico che tutti sono bravi a cantare, però bisogna vedere poi chi canta con quel timbro che ha una sorta di matrice, una riconoscibilità, invece chi magari spero mai di incontrare, spero di incontrarla sempre di meno, chi insomma scignotta e vuole un po' fare copia e incolla, questa è una cosa che invece non funziona. Ti ringrazio, Piero. Bene. Anche per questa nostra sinergia che si è creata. Grazie, ringrazio anche io te.